Caffeine. Donna Summer, 1979, questa è Hot Stuff. Vincenzo Carcione qui su Caffeine, c'è Niki. Ciao Niki. Buon pomeriggio. Ma ben ritrovato, dove sei stato? Al mare. Al mare, in questa stagione si va al mare. Sì, ma è al mare, proprio mare. Ah, al mare in tutti i sensi. Sono proprio a mare. E magari dopo il mare vai a mangiarti forse una buona pizza. Ma guarda un po'. Ma te la propongo, te la consiglio, lo facciamo stasera? Guarda, io già saprei dove andare. Eh sì, perché abbiamo qui con noi un amico di Radio Splash, abbiamo il pizzaiolo proprietario della pizzeria Dumbolone, Alberto Maimone. Ciao Alberto. Ciao a tutti, ciao. Caffeine guest. Ciao Alberto, pizzeria Dumbolone, una domanda che viene subito spontanea: ma perché questo nome Dumbolone? Quindi è nato, andavo alle scuole medie, mi è uscito questo soprannome. Diciamo all'inizio ti arrabbi, fai, dici, poi vuoi non vuoi il tuo nomignolo. Ho fatto per tanti anni il pizzaiolo, poi ho deciso di aprire la mia pizzeria, quindi dargli il mio soprannome, perché no? Così magari già tutti sapevano che ero io. Ok, Dumbolone, un nome bellissimo, Niki. Un nome di qualità e di come si dice? Oltre la qualità c'è anche la quantità. La, no? Quantità. Ecco, oltre quello c'è un altro discorso. Perché Dumbo, no, immagino si riferisca... Dumbo alle orecchie, no? Lui lo sa, mi conosce. Sì, sì. Ma non è per quello. No, vabbè, quando ero più piccolino erano più... si vedevano di più. Ora invece che sei grande... È molto grande, non si notano più. Non c'è questa differenza, no? No, no. È andato tutto scherzando quando uno è piccolo. Vabbè, ma si scherza. A me dicevano che avevo il naso storto, quindi sto ton. Meno male che mi hanno inventato il soprannome, ora dico. Anche perché sai cos'è? Avere un soprannome ti identifica, sì, quindi sì. Identifica te, ma ti identifica anche identifica anche il tuo lavoro, o meglio quello che tu fai, la tua professionalità. Eh sì, perché è coinvolgente sentir dire dove vai stasera? Da Dumbolone. Da Dumbolone, pizzeria Dumbolone. Che in fondo era, pensa, un sogno da bambino, che io facevo il pizzaiolo da quando avevo 15-16 anni, ho cominciato. E volevo farmi la pizzeria che si chiamava Da Dumbolone. Poi è stato consigliato di levare il da, perché è automatico. Infatti dici, vai Da Dumbolone. Un sogno che si è realizzato, Alberto. Sì, sì, sì. Ottimo, ottimo, tutto bello. Abbiamo adesso una traccia nuova, quella di Gary Nesta, Alex Prats, MZ di The Way I Like It. Questa è la voce di Gary Nesta, che è il cantante, vi ricordate, di Bob Sinclair e Love Generation? Beh, sì, è proprio lui, qui con Alex Prats, MZ, per questa traccia nuova The Way I Like It. Vincenzo Carcione qui su Radio Splash, c'è Niki e c'è con noi Alberto Maimone, nonché Dumbolone. Alberto, quali sono le caratteristiche che rendono diversa la pizza di Dumbolone? Ok, qui mi differenzio tantissimo soprattutto dalla mia lievitazione, che oltre a fare il minimo di 72 ore di lievitazione, faccio una lievitazione naturale, diciamo, usando pochissimi grammi di lievito su una quantità di pizza assurda. Faccio tanta lievitazione e poi oltretutto faccio la maturazione, che in tanti, magari chi non è del mestiere, non conosce. Ecco, che cos'è? Cosa consiste? La maturazione sarebbe, dopo la lievitazione, la pasta viene messa in frigo per un minimo di 24-48 ore, che aggiungendo agli altri 24 di lievitazione arriviamo a circa 72 pure 80 di lievitazione, diciamo, a volte. Quindi stiamo parlando di 3 giorni e mezzo di lavorazione. Sì, sì. Ok. E niente, questa è una cosa che tantissimo mi premia, perché diciamo la pizza è leggera, la mangi pure se di quantità, e poi soprattutto diciamo viaggio con gli ingredienti di prima qualità, e a partire dai salumi, che uso la Ferrarini, certo, che è una grandissima marca che penso che conosciate tutti, e sono diventato, diciamo, leader, che ho il contratto proprio con loro e uso tutti i salumi della Ferrari. Poi ho altre marche come la Demetra, che magari sono di funghi, carciofi, che del mestiere li conosci queste marche. Certo, certo. Insomma, Niki, una pizza veramente di qualità. E già mi sta facendo venire l'acquolina in bocca. Poi un'altra cosa che volevo dire, perché per dire, ho il caseificio che mi produce la mozzarella ogni giorno. Ah, ogni giorno mangiate la mozzarella fatta in giornata. Ma ho visto qualcosa su, sì, Facebook dei Instagram, tuoi video, che sono simpaticissimi. Faccio vedere che realmente la mozzarella che andiamo a tagliare è stata fatta in giornata, e anche noi, per dire, la salsa usiamo i pelati, li facciamo a mano tutti i giorni, diciamo, c'è tanto lavoro dietro. Oltre alla qualità dei prodotti, vengono serviti in modo e leggia
diciamo, Nicky, tanta passione da parte di Alberto. Oltre tanto si vede, no? la passione. Poi c'è il discorso che quando parla gli brillano gli occhi. Ma si vede, ma bravissimo. Sì, bravo, dico, bravo. Faccio il mio lavoro, però. Lo fai con piacere. Mi passo il tempo. Con estrema dignità. Sì, no? Bravo. Prima lo facevo per gli altri, lo facevo magari più per lavoro. Ora che lo faccio per me, lo faccio assolutamente per passione. Per te stesso. Perché sì, prima immagino eri pizzaiolo in altre location. Sì, ho girato un casino di location. Ok, e adesso ti sei fatto una tua pizzeria. Adesso mica tanto, perché già da qualche anno. Ora il 4 settembre faccio 3 anni. Ah, sì, facciamo, sì, il compleanno da Dumbolone, sì, ok. Sì. Andiamo, okay, là. Eh sì, certo, dai, certo, invito, certo. Ok, One House Selection. No, Baby Rexha, Ozuna, questa è Stars ed è una delle tracce più importanti del panorama pop commerciale del momento. Vincenzo Carcione qui su Radio Splash, c'è Caffeine, c'è Nicky, ma soprattutto c'è Alberto Maimone, il pizzaiolo nonché proprietario della pizzeria Dumbolone. Ecco Alberto, una domanda secondo me molto curiosa, no? Anche da parte mia, ma anche da parte di Vincenzo, ma credo di tutti quelli che saranno aspiranti tuoi clienti. Qual è la pizza cui tu sei più legato? La pizza che sono più legato per me è la, si chiama La Decisa. Decisa? La Decisa, sì, perché il giorno che l'ho inventata sono uscito pazzo, perché avevo una gara a Palermo che dovevo portare una pizza speciale. Quindi pensato quanti gusti ho provato prima che arrivassi a quella che ho deciso. Infatti l'ho deciso. È chiamata La Decisa. Dopo tanto tempo è uscita La Decisa. A questo punto sono curioso, Alberto, scusa se ti chiedo questa cosa. Posso sapere gli ingredienti? Sì, infatti, gli ingredienti partiamo intanto da un pesto di rucola fatto con un pochettino di ricotta per dare un po' di amalgamento, diciamo, certo, al sugo, e delle noci grattugiate là dentro, poi un filo d'olio e poi viene messo tutto frullato e messo in un sacco a poche. Poi partiamo con un datterino giallo e dei porcini del campesino, che sono di un certo porcino. E poi metto della pancetta, del bacon, diciamo, non croccante, fragrante. E poi all'infine li metto, quindi parto con un fior di latte ragusano, datterino giallo, porcini, bacon. E per finire gli metto tutte le noci grattugiate di sopra. Cioè praticamente... Aspetta che manca il pezzo forte, sì, che ho presentato il basilico nero africano, che diciamo in zona non si sente, ma io me lo sono procurato. E ora da un po' lo produco per me, lo faccio direttamente in pizzeria alle piantine, di basilico nero africano. Cioè, Nicky, un dolce. No, ma oltre a quello, questo non è una pizzeria. È una pasticceria. Una pasticceria. Ma complimenti, complimenti. Se venite troverete le piantine di basilico nero, gli mettiamo l'acqua. Ah, sì? Sì, sì. Ma complimenti. C'ha pure la coltivazione lui, eh? Di basilico. Di basilico, chiaramente. Ovviamente. Non sia mai che qua qualcuno capisce sempre male. Un disco anni 80. 1983, Eurythmics di Sweet Dreams. Vincenzo Carcione qui su Caffeine, Radio Splash, Nicky, e qui con noi stasera c'è Alberto Maimone, proprietario pizzaiolo della pizzeria Dumbolone. Alberto, ti arrabbi se ti chiamo Dumbo? No, no. Mi chiamano le femminucce così, Dumbo. E allora io faccio la femminuccia Dumbo. Dumbo, senti una cosa, io ho una curiosità, no? I gusti delle tue pizze, no? Vanno dal più giovane, diciamo così, al più anziano, diciamo, ecco, come me, no? Cerco di accontentare tutti, diciamo, con i gusti che faccio, infatti. Che abbiamo? Sono ritrovato ad avere un casino di pizze nel menù, però le lascio per accontentare dalla fascia minima alla fascia alta. Allora, diciamo, cominciamo dalla fascia minima, no? Ok, dalla fascia minima già partiamo con la mia Mac Dumbo, che l'ho fatta con l'hamburger, cheddar, patatine fritte, cipolla caramellata, diciamo. Insomma, per accontentare, diciamo, tutti quelli che, quindi, voi non vuoi, sono fissati col McDonald's, io ho fatto il McDumbo. Quindi no. Stiamo parlando proprio di food porn. Sì, bravissimo, una pizza da food porn, come dice. Okay. E poi possiamo andare alla classica margherita, pure con la bufala, diciamo, che è una pizza classica, però è la più venduta da sempre, diciamo. La margherita però è intramontabile, immagino. Brava, no? Brava, è la pizza che non morirà mai. Però la consiglio sempre con un po' di bufala, che è una mozzarella più pregiata,
Anche perché, Alberto, perdonami, io sono un amante di pizza, però sì, devo ammettere che la pizza è la margherita. Sì. Confermi? Perché da lì riesci a capire l'impasto veramente, riesci infatti alle gare, devi portare un cavallo di battaglia e una margherita. Posso dire sì, che è come bere il caffè senza zucchero. Senza, bravissimo. O no? Sì, sì. Ok. Sì, da lì si capisce la vera pizza. Poi io abbiamo alla, possiamo andare alla, abbiamo detto la pizza del McDumbo che è per la food porn, la margherita classica, e possiamo andare alle pizze gourmet, diciamo che ho pure quella con la crema al tartufo, patate, speck e noci, diciamo, per accontentare sia i ragazzi, i palati fini. Sì, possono venire tutti, diciamo, perché cerco di accontentare tutti i clienti con il loro palato, diciamo. Scusa, ma a te l'anguorino no? Sì, però io credo per la prima volta, solo per la prima volta, di prendere la margherita. Ah, anch'io. E vedo Alberto che annuisce perché però starà pensando ottima scelta. Do il do a Dubbo. Da una margherita con tante facciate. Sì. Potrebbe sì, essere un'idea. Sì, sì, però non di sabato. No. Vengo lunedì. Tante facciate lunedì, martedì, cerchiamo di accontentare anche su quello, metà e metà, cerchiamo di fare, poi visto, il sabato cerchiamo di evitare certe cose. Visto che è la società delle facciate, facciamo anche la della margherita delle facciate. Eh sì, Vincenzo Carcione, Niki e Alberto Maimone. Alice DJ, Better of Alone, 1999, è la traccia che stiamo sentendo in questo momento qui su Caffeine. Vincenzo Carcione, Niki, e qui con noi c'è Alberto Maimone, proprietario pizzaiolo della pizzeria Dumbolone, sita in via Risorgimento 150 qui a Milazzo. Ecco, Dumbolone, parlaci delle pizze gourmet, diciamo, che fai nel tuo locale. Ok, dai, vi parlo, diciamo, delle pizze che vanno per la maggiore. Che vanno per la maggiore, diciamo, che la mia si chiama La Porcina, che è la storica, diciamo, da quando ho aperto c'è la più venduta, che con sempre i miei funghi porcini, che è un mio punto forte. Uh-huh. Infatti ci sono in tante pizze. Poi vado a usare un prosciutto cotto Ferrarini messo all'uscita e una crema di parmigiano reggiano 30 mesi messa di sopra, sempre col fior di latte e un po' di basilico normale. Questa è una delle, diciamo, storiche, e si chiama La Porcina. Poi possiamo andare a qualcosa con la zucca, che magari è quella con zucca, guanciale, patate al forno, provola affumicata e noci, diciamo, sono pizze belle cariche, quelle che vanno forti. Pensi magari, pensate voi di che la margherita è la più forte, però invece ci sono tanti clienti che proprio vengono appositamente per prendere le pizze bomba, diciamo, bomba, che hanno fame. Ecco. Io, a me già la fame è venuta, però vedo che c'è un'altra, no, un'altra che vi voglio speculare. Prego, prego. La nostra, la carbonara, per dire, è una pizza che magari tanti non fanno, perché diciamo la storia è la pasta, la carbonara. Solo che io la faccio con a base pizza. Di pizza, che faccio una crema all'uovo con pecorino, uovo, pepe nero, tutte cose. Ecco, questa mi stimola. Metto mozzarella, guanciale, poi la metto in forno a metà cottura, gli metto questa crema all'uovo. Niente, ma da assaggiare, da assaggiare. Senti, ma è pizzeria o ristorante questo? O trattoria? Fammi capire, perché allora tu fai la pizza. Con la pizza si può fare di tutto. Sì, sì, facciamo anche dei filoncini, per dire, il nostro filoncino al pistacchio, sempre fatto con la pasta della pizza, che magari viene stirato come un filoncino, tagliato poi a pezzettini. Infatti lo consiglio come antipasto. Aurora, ma tu che fai più tardi? Mi sa che vado a mangiarmi una pizza. Morphine, Hot Natured Benediction, è la traccia che stiamo sentendo ancora qui su Caffeine, nello spazio Morphine, la traccia che ha presentato DJ Greg. Vincenzo Carcione, Niki, e c'è con noi Alberto Maimone, Dumbolone, la pizzeria Dumbolone, il proprietario, il pizzaiolo della pizzeria Dumbolone. Ecco, Alberto, ci hai parlato delle pizze per i giovani, per i meno giovani, per i più anziani, ma per l'intrattenimento invece che cosa abbiamo? Bravissimo, intrattenimento. Intanto voglio anticipare che ho delle piccole tovagliette per i bambini, perché è una famiglia che ha tanti bambini, potete venire alla pizzeria, qui daremo una tovaglietta dei colori, con dei colori per colorare, e così nel frattempo i genitori si gustano la pizza. Nel frattempo, scelta saggia, oltre a gustarsi la pizza, c'è la moglie che vuole gustarsi la pizza per levarsi i bambini di sopra, diciamo. E poi c'è il papà che vorrebbe guardare le partite di calcio. Quindi, ecco, accontento tutti anche su questo, quindi è possibile vedere le partite. Le partite
partite di calcio, quindi Sky, DAZN, Sky Bar, quindi ho tutte le partite da quando ho aperto questo, diciamo. Okay. Perfetto. E per qualcuno che si può arrabbiare, poi che hai pure il l'antidoto. Anzi, non si volevo dire, per chi odia le partite ho una saletta riservata senza televisore all'interno, quindi ho una saletta all'interno col televisore, una saletta all'interno senza televisore, e poi c'è una saletta all'esterno che è in estate, che ora piano piano chiuderemo pure. Sì, che ho visto ed è veramente graziosa, c'è un bel ambientino. Sì, sì, poi alla fine pensa che in strada, però poi a un certo punto la zona si... diciamo, non passano tante macchine, diventa molto molto relax là fuori. Io ceno tutte le sere là fuori e sti stato a Dio. Grande relax. Sì, sì. Vincenzo Carcione, Niki e Alberto Maimone. Beats by Hand featuring Kalimira, King of My Castle, è la canzone che stiamo sentendo in questo frangente, che è comunque una produzione, un rifacimento di una canzone dance anni 90, i Vanadium Project di King of My Castle. Vincenzo Carcione qui su Radio Splash, c'è Niki, questo è Caffeine, e c'è con noi Alberto Maimone, pizzeria Dumbolone. Alberto, allora, ora ti faccio una confessione. Io cammino con degli amici, no? Che sono amanti della pericena. Mi pare, mi hanno detto, ora però me lo devi confermare, che tu fai anche gli apericena. Eh sì, bravissimo, bravissimo. Ti hanno informato bene. Ah, bene. Siamo, all'inizio cerchiamo di spingerli il più possibile. Poi tanti, ormai d'estate, la pericena sono in acqua, diciamo. Certo. Quindi lavoriamo con la cena. Però sappiate che per tanti compleanni, per dire che noi organizziamo, c'è la pericena che si può bere, c'è la pericena completa che va con un piatto di salumi, formaggi, delle bruschette, dei nostri filoncini che vi ho parlato prima, e si può gradire anche un Apero Spritz, un vodka tonic, un vodka... Cerco di accontentare anche su questo un po' bene, tutti. Bene. Magari non avremmo una cinquantina di cocktail perché non è il nostro forte. Certo. E le birre, le birre. Ce l'abbiamo di tutti i gusti su quello, perché... Come sei interessato, Niki? Sì, sì, ma sì. Certo, quando si beve. Hai l'angolino, si vede. Si vede. Comunque ciao, le birre, cioè dalle birre classiche, diciamo che troverete da tutti i posti, però andiamo anche sull'artigianale. Ho la birra rossa, la birra bionda normale, doppio malto, ho la birra da 10 gradi bionda, per dire che chi... Ah, però Niki, che Niki secondo me già simula su quella. Quando tu dici bionda io subito sì. Però, bionda bella forte, bella, cosa bionda. Vuoi? No, però quella che mi comunque, attira di anche più. Il vino, anche un po' di vino, vino frizzante, vino bianco, un prosecco, un Franciacorta, qualche bottiglia di champagne ce l'ho pure per qualcuno che magari festeggia. Cioè, ma, scusami, ma anche, non so, che cos'hai? Questa non si chiama pizzeria. Questo si chiama open bar. Sì, dai, afro bar. Si può mangiare anche la fetta di carne, non lo so se lo sappiate. Ah, abbiamo la fetta di carne, abbiamo la trattoria. Quindi completissimo. Sì, abbiamo anche qualche primo, primi e secondi, ce l'abbiamo per accontentare. Non è il nostro punto forte perché alla fine compriamo la carne fresca. Magari un giorno trovate la costata, un giorno trovate gli hamburger, ma sappiate che lo comprate il pomeriggio per la sera. Magari trovate, volete mangiare carne, la mangiate. Pasta ce l'avete, antipastino ce l'avete, una pizza pure. Dolci a non finire. Complimenti. Allora, complimenti, ti posso dire una cosa, non è più pizzeria Dumbolone, è cantina, poi è trattoria, ristorante. Più che altro per accontentare sempre la mia frase che ripeto da quando sono arrivato qui, per accontentare sempre tutti. Ah, perfetto. E il celiaco soprattutto, che è un altro punto mio forte. Ecco, questo che oltre quindi al primo, il secondo, la pizza, ma abbiamo anche le pizze senza glutine di nostra produzione, che faccio l'impasto direttamente io. Sono AIC, proprio iscritto all'Associazione Italiana di Celiachia. Ho un forno a parte, un laboratorio a parte, facciamo anche dolci senza glutine, e questo è un punto avanti che, diciamo, penso di avere. Certo, pizzeria, sì. Certo. From disco to disco. Mondo Grosso, Suffless Itch, è la traccia originale della mia produzione, quella con Dave Scott, che abbiamo sentito qualche attimo prima qui su Caffeine. Vincenzo Carcione, Niki, e c'è con noi Alberto Maimone, il proprietario pizzaiolo della pizzeria Dumbolone. Alberto, ascolta, io ho visto tantissimi video simpaticissimi con te che prepari le tue pizze con gli ingredienti e quant'altro, quindi immagino avrai un rapporto con i tuoi social abbastanza importante. Ecco, desidero chiederti quanto influiscono sul tuo lavoro. E beh, ormai dopo 3 annetti che ci lavoro, poi quest'anno, diciamo, è stato un punto che ho voluto forzare, di lavorare soprattutto con i social, perché al giorno d'oggi fa tanto, fanno tanto
e le visualizzazioni, perché più che altro ti conoscono, pure per curiosità vengono a assaggiare. Poi se alla fine fai assaggiare un buon prodotto, quindi vengono perché ti vedono dai social. Poi magari restano e restano come clienti perché vengono la pizza, cerco di fare sempre il migliore dei modi. Poi diventano follower. E poi diciamo che è diventato pure uno svago nel lavoro, perché ora, certo, insieme ai miei colleghi pure abbiamo fatto un video, una finta rapina. Ho visto, bellissimo. Io all'inizio non avevo capito, pensavo che fosse una cosa vera, una rapina vera. È stato fatto proprio prositamente. Complimenti. Senza loghi, con il rec e tutto, per... sembra sì che era una rapina. E infatti mi hanno cominciato a scrivere tutti: ma veramente? Poi ho detto: guardatelo tutto. Sì, Niki, guarda, vai sul suo profilo. Sì, su TikTok e Instagram, Dumbolone Pizzeria. Troverai questo video con Alberto incappucciato, con luci spente, tutto spento, tutto chiuso, e loro che scassinano il locale, entrano e poi si fanno vedere che però è Alberto e un suo collaboratore. Simpaticissimo. Il mio amico Mattia, che è un grande. Simpaticissimo. Che belle trovate che hai. E poi vado a fare. È stata una tua idea? Sì, perché no, più che altro dico la verità. È stato un video che io vado a seguire tanti. Magari tanti vanno su TikTok nei video. Io invece è diventato quasi un lavoro di andare a cercare idee nuove, pure copiando, guardando altri video, e magari farlo poi in modo mio originale. Certo. Infatti, certo, questo video era stato fatto in un modo diverso. Io poi l'ho fatto esagerato addirittura. Perché sì, ma è simpaticissimo. Sì, l'ho visto. Ho il mio grafico che è abbastanza in gamba, quindi. Mi è piaciuto tantissimo. Complimenti. Week Selection. Si chiude anche questo appuntamento con Caffeine. Si chiude, Niki, perché dobbiamo andare subito a mangiarci una pizza. Appunto, si chiude l'appuntamento, ma si apre lo stomaco. Sì, si va da Dumbolone a mangiare una buona pizza. Vi aspetto. Alberto, grazie di aver scambiato quattro chiacchiere con noi. Sei stato, ma lo sapevo già, simpaticissimo. Grazie a voi. Ecco, però, Alberto, ci devi dare allora tutte le informazioni. Non ti dico il numero di telefono perché non... Però almeno... Fate fatica a scriverlo perché in radio va un minuto. Non avete carta e penna davanti. No. I contatti social per cortesia. Potete cercarli su internet con Dumbolone Pizzeria su Google, Dumbolone Pizzeria su Instagram, TikTok, Facebook, diciamo siamo al completo sui social. E invece come location ci troviamo in via Risorgimento, diciamo all'uscita della strada del Tono, a 100 metri dalla rotonda del Tono, diciamo. Quindi che è la zona San Papino, bravissima. Abbiamo il posto all'interno, all'esterno, uscendo, andando verso l'asse viario praticamente. Bravissimo, la strada del Tono andando verso l'asse viario. Quindi ci potete venire, siamo aperti tutti i giorni, non abbiamo il giorno di chiusura né in estate né in inverno. Dalle 18.30 alle 23.30, forno a legna, pizza senza glutine, trovate tutte cose. Perfetto. Ottimo. E ottimo. Se qualcuno ha bisogno delle sigarette, accanto c'è il tabacchino. C'è il tabacchino. Tabacchino amoroso storico, quindi andate al tabacchino amoroso, giratevi intorno che troverete Dumbolone. Sì. Grazie alla Gabri e alla Joe per lo spazio Caffeine Stories, e poi via tutti gli altri: Eugenio, Alejandra, Tania, Zamira, DJ Greg, Aurora, Antonello, Santi e naturalmente Salvo, e ovviamente anche te, Niki, grazie. Ma grazie a voi, a te, a voi, a tutti, va. Look the Light e Michelle Weeks, adesso con Give Me Your Love, Vincenzo Carcione, Niki, Dumbolone, vi augurano buon weekend. E buon appetito. Ciao. Ciao. I tuoi eventi con Vincenzo Carcione. Contatta Vincenzo Carcione 333 74 78 990.